Inside presenta 5 cose che tutti pensano che dei videogiochi, luoghi comuni in pratica, cioè i luoghi comuni cosa sono? Le cose che tutti pensano e che sono sbagliate e che potrebbero essere sbagliate e che noi li sfatiamo. Mamma mia, non mi so spiegare mai bene. Salve. Salutiamo, se... guardi, io ho subito una truffa. Come una truffa? Che in che senso? In che senso? Nel senso che in questo gioco qua ci sono troppi DLC e DLC si sa, sono tutte una truffa. Ma guardi, non è sempre così. Capisco il DLC quello al day one che costa 3 euro e le dà una corazza, oppure un personaggio in croce che certe volte è pure incluso nel codice del gioco. Ecco, lì ha ragione lei, è veramente una truffa, è veramente assurdo. Ma ci sono dei DLC che aggiungono tanto al gioco. Prenda per esempio le espansioni che escono anche un anno dopo, come nel caso di The Witcher 3 con Blood and Wine, Heart of Stone, veramente bellissimi DLC. Lo sape che cosa ci dico? Che effettivamente mi ha convinto. Lei ha parlato tanto, tanto, tanto. Pure troppo, no? Effettivamente però mi ha fatto regredire sui DLC. D'altro canto però ha parlato troppo, quindi le dovrò fare saltare il locale in aria. Però in compenso mi ha fatto cambiare idea su DLC. Ottimo, oggi le è andata molto bene, figliola mia. Sia contenta di questo, salutiamo. Complimenti, no, davvero, complimenti per divulgare la figura della donna oggetto, complimenti. Ma come figura donna oggetto? In che senso? Mi pare che lei venda videogiochi qui dentro, no? Bene, ebbene, i videogiochi perpetrano il modello della donna oggetto perché tutte le donne presenti nei videogiochi sono sostanzialmente degli oggetti, cioè sono puntato tutto sulla sessualità. Guarda, per esempio, ecco, cosa abbiamo lì? Baiotetta, che schifo, tutti col culo di fuori e le tette enormi. A parte che è Bayonetta, ma comunque non è assolutamente vero, ci sono alcuni personaggi femminili che sono focalizzati sul loro carattere e non sull'aspetto estetico, per esempio Ellie di The Last of Us non è assolutamente una donna oggetto, oppure anche la stessa Lara Croft è stata molto desessualizzata rispetto alla sua figura degli anni 90 in cui aveva due tettoni, adesso è stata molto ridimensionata, è una ragazza quasi normale. E vogliamo parlare dei maschi? I maschi dei videogiochi piacciono solo ai maschi, sono i classici omaccioni muscolosi che alle donne non potrebbero mai piacere, sempre all'insegna del maschilismo imperante. Ah sì? Vogliamo parlare di Geralt di Rivia di The Witcher? Oppure i personaggi di Metal Gear, i personaggi dei giochi BioWare, tutti gli assassini di Assassin's Creed e Adam Jensen che le ha fatto? Saranno i soliti omaccioni muscolosi che piacciono molto agli uomini e poco alle donne, minchia. Avete un bagno? Mi rinfresco, vado un attimo a rinfrescare, questo lo porto con me, un attimino che... Sì, lì. Grazie. Prego! Salve, bello, io appassionato di calcio e la vita reale, ho visto che esiste questo gioco, io una volta ero appassionato di videogiochi, adesso mi sto avvicinando, ho visto un getto figa. No, FIFA. Bene, me lo può dare, grazie, quanto costa? Allora, FIFA 17, 69,99. Quando? Volevo dire, mi sembra un po' esoso per quando guardi il pezzo. Una volta i videogiochi costavano molto di meno. Mi ricordo che veramente c'erano solo i negozi di giocattoli che li vendevano, c'erano quattro messi in croce e costavano molto di meno. Era tutto meglio prima, era tutto meglio. Guardi, è vero che c'erano i negozi di giocattoli e c'erano pochi giochi, però in realtà costavano tanto anche allora. Io mi ricordo che i giochi costavano circa 150.000 lire, che sono gli attuali. Effettivamente sarebbero 70 euro, anche di più volendo. Poi effettivamente adesso ci sono tante occasioni, vedo qui avete fatto dell'usato. Inoltre ho sentito dire che ci sono tante occasioni in digitale su questo Steam e altre cose simili. Va bene, effettivamente ha ragione lei. Alla prossima, grazie davvero, mi ha illuminato davvero. Ma scusi, è FIFA? In che spendo 70 euro per un videogioco? Che con 70 euro me ne vado a buttare. No, prego. E come se... Allora, volevo un gioco, non so. Un gioco è un po' aleatorio se vuoi. Beh, posso darti qualcosa per 3DS oppure anche un'altra console Nintendo se vuoi. Nintendo fa cose soltanto per bambini. È sempre le stesse cose, mamma mia, sempre Mario e Zelda. E poi Zelda è pure maschio. Mario e Zelda, sempre. Che schifo.
Ah, quindi suppongo che tu sia un esperto di Nintendo. Sì, espertissimo. E suppongo quindi che tu conosca gli altri giochi di Nintendo come Sin and Punishment, Pilot Wings, Excite Bike, Kid Icarus, Advance Wars, F-Zero, Pikmin, Chibi-Robo, Golden Sun, Star Fox, Fire Emblem, Earthbound, Donkey Kong, Metroid, Animal Crossing e anche il più recente Splatoon. E sicuramente me ne sto scordando anche altri. E Nintendo farebbe solo Mario e Zelda, eh? Che poi anche i brand che ha sempre portato Nintendo li ha sempre rinnovati. Prendi Mario ad esempio, è uscito in versione RPG, Paper Mario, anche in versione kart con Mario Kart, Party Game, poi comunque è passato da due dimensioni alle tre dimensioni con Mario 64, veramente fantastico. Poi ha provato a rinnovarsi anche con Mario Sunshine, che comunque dava quella verve action. E vogliamo parlare di Zelda, quanto si è rinnovato passando dal 2D al 3D, Ocarina of Time, Majora's Mask, per poi andare sul cel shading di Wind Waker. Insomma, ha cambiato totalmente genere più volte, ancora più volte anche Kirby, nuovo stile, nuovo genere. Allora io vado, chiudi tu, ci vediamo domani, ciao! E là! Oh, ciao, come va? È così, ero di passaggio, ho detto la vado a trovare, ci passo, hai fatto bene, mi fa piacere, veramente, tutto a posto? Tutto a posto, tu? Ah beh, quasi lavora! Lavora adesso, questo negozio per bambini, insomma, i giocattoli... No, come giocattoli, sono videogiochi, dai. Non so se hai visto videogiochi... Dai! Come dai? Cioè, no, sì, sono videogiochi... Videogiocattoli, insomma, sempre cose per bambini... No, sono cose per adulti, guarda, la maggior parte c'è scritto 18 più. Ma cosa 18 più? Ma sarà per 18 bambini che ci giocano insieme? Ma no, ma ormai dai. Trattano tematiche adulte, un padre che perde la figlia. Un padre che perde la figlia pensa a giocare a ste minchia. Dai, ma no, nel videogioco, le emozioni. Senti, una volta giocavamo a 14 anni, avevamo, che ne so, la Nintendo 3, quello che era, giocavamo pure con tuo fratello, quello che era. Con tuo fratello si giocava, era divertente, poi uno cresce e non pensa più a queste minchiate, e cresce matura e guarda un po' che bel pezzo d'uomo mi sono fatto. Piuttosto pensa tu che io ti stavo invitando a uscire. Vabbè, senti, lasciamo perdere. Scusa un attimo, cresce la vita, e basta, sempre bambini, no? Vabbè. Pronto? Un attimo. Mamma, perché con l'anonimo? No, mamma, no, la pastina, no, che l'ultima volta ho fatto la cacca molla. No, le stelline, no, le stelline non mi piace. Poi col formaggino, no. Anche perché tu compri il tigre, io voglio il bel paese. E ogni volta le dica: no, ma mamma, scusa un attimo, è una donna. Non sì, so che è una donna, l'avevo capito. Mamma, senti, per favore, i pantaloncini me li sistemare. Sì, però non me li fare alla zuava, che ogni volta non mi piace. Poi scappi. Grazie per essere stato con noi. Se vuoi iscriviti, se no, no. Se vuoi lascia like, altrimenti no, ciao. Si chiama Fofa, Papa, Fifa, Faffanculo alla Quei pantaloncini me li devi stringere, li devi tagliare, perché mi stanno già poi alla zuava, non mi piace. Zuava, era bellissima questa. Sì, la rifacciamo però. No, era troppo bella. Sì, ma la rifacciamo. L'altra volta ho fatto la cacchina bianca. No, dai, ti fuoco, perché ho riso, che ho resistito. Tutta la cacchina bianca. Dai, che cazzo è? Un uccello, un pipistrello, che è? Dai, però dilla questa. Allora io vado, chiudi tu. Ciao, ci vediamo domani. Quella. Oh, ciao, ciao. No, dai, per favore. Camminato come un pinguino. Perché con le gambe aperte? Perché non entra nell'inquadratura.